credo mi conosciate quasi tutti e credo di poter dire di essere uno che è abituato a scoscarsi i piedi, le mani ed è abituato in quei luoghi dove Costa ci è andato a fiamme spente ad andarci quando le fiamme erano accese. Noi abbiamo combattuto per 4 anni e 9 mesi per spegnere la terra di fuoco in una solitudine che è qualcosa di spaventoso. Abbiamo implorato un ministro dell'ambiente di venirci a dare una mano. Gli avevamo chiesto il 5 settembre dell'anno scorso, il compleanno è stato qualche giorno fa, di dare una risposta, di fare in modo che ci fossero degli strumenti concreti per avere la possibilità di rimuovere i rifiuti, di intercettare chi li smaltisce. Abbiamo denunciato delle filiere particolari, delle filiere dietro la quale c'è la camorra, quella del falso, quella delle griff che poi diventano borse vendute agli angoli delle strade. Gli abbiamo chiesto di andare a vedere da dove arrivano i frigoriferi. Costa non ci ha risposto, un silenzio assordante dal Ministero dell'Ambiente. Oggi Costa viene qui in campagna elettorale e viene a dire che la responsabilità degli incendi, di quello che non si è fatto, è dei sindaci e del Presidente della Regione. Io vorrei ricordare che in questi 4 anni e 9 mesi, in questi 5 anni, nella città di Giugliano sono state rimosse 300.000 tonnellate di coballe, è stato completamente svuotato a Pontericcio dalle coballe, è stata bonificata Cava Giuliani, è stata bonificata la Resit, è stata avviata la bonifica di Masseria del Pozzo, sono stati piantati 34.500 alberi. L'abbiamo fatto noi con l'aiuto della Regione e con le risorse messe a disposizione da un governo che oggi non è quello di Costa. Abbiamo lavorato per cambiare questa città e lavoreremo ancora per cambiare questa città, perché in questi 5 anni circa noi abbiamo lavorato nella progettazione e programmazione di strade, marciapiedi, illuminazione e fogne, dove strade, marciapiedi, illuminazione e fogne non c'erano. Abbiamo lavorato per fare della città di Giugliano una città che potesse essere in qualche modo di riferimento nell'area napoletana. Abbiamo provato a ridare a questa città un ruolo e contemporaneamente abbiamo provato a creare delle condizioni di vivibilità. 5 anni fa questa piazza era la piazza dei balordi. 5 anni fa questo bar non c'era. 5 anni fa nel centro di Giugliano i negozi stavano chiudendo. 5 anni fa c'era il buio nella città di Giugliano e al tramonto il deserto dei Tartari. Cinque anni fa non c'erano giostre, non c'erano parchi, non c'erano ville comunali aperte, non c'era lo stadio, non c'era il palazzetto dello sport, non c'era la cittadella sportiva. 5 anni fa questa città stava letteralmente sprofondando, in senso metaforico e in senso fisico, perché le fogne avrete visto, anche lì ci siamo ritrovati addirittura con una spazzatrice in un buco per uno sprofondamento fognario. Dopo 5 anni noi abbiamo un comune che ha in pancia 27 milioni per le reti fognarie, a 17 milioni per la rigenerazione urbana, a 8 milioni per le piste ciclabili, una città nella quale si comincia a programmare un cambiamento, una trasformazione, una città nella quale le periferie vengono rinsaldate al centro, nella quale si programmano i parchi e le ville comunali in fascia costiera e contemporaneamente nelle palazzine in a casa, dove siamo stati tutti quanti bravi a dire per 20 anni che era terra di camorra, ma nessuno è andato mai a fare un micronido, lo stiamo facendo, nessuno è andato mai a fare un parco giochi, e a Piazza Cristoforo Colombo tutti quanti a dire che lì si vendono i voti e si comprano i voti, ma nessuno ci è andato a programmare un parco giochi. Noi abbiamo denunciato la vendita di voti, ma siamo anche andati a programmare, a progettare un parco giochi e a fare dei lavori per fare di quella parte della città un fiore all'occhiello, perché lì ci sarà un waterfront, lì ci saranno una spiaggia attrezzata, ci saranno spiagge libere attrezzate, ci saranno parchi, ci saranno piste ciclabili. Abbiamo provato a programmare una trasformazione profonda, gli scavi di Liternum abbandonati e distrutti li abbiamo trovati. Ci abbiamo progettato un parco archeologico insieme al parco archeologico dei Campi Flegrei e con le risorse che la Regione ci ha dato. E poi abbiamo programmato una ciclovia che parte dalle sponde del Lago Patria e attraversa gran parte della zona costiera. E poi ci siamo ritrovati con un po' di consiglieri che hanno deciso di finire prima, perché il sindaco non dovesse arrivare alla fine del mandato, perché il sindaco non avesse il tempo di far partire i progetti. E ci siamo ritrovati con dei consiglieri che hanno deciso di far cadere l'amministrazione esattamente 7 giorni dopo che era stata proclamata l'emergenza Covid.
Quindi in scienza e coscienza si è deciso di lasciare questa città nel momento più buio senza una guida. E in scienza e coscienza qualcuno dovrà poi ricordarsene al momento del voto. Ricordate quelle facce, ricordate chi ha lasciato questa città senza una guida. E ricordate chi ancora cerca di far ritornare indietro le lancette dell'orologio. Agli anni Ottanta qualcuno, e da qualche altra parte c'è sempre la ricerca della sudditanza. Giuliano non deve avere gruppi dirigenti autonomi. Giuliano deve dipendere dal potente di turno, dal proprio pastore, dal comune vicino che deve venire a dire cosa si deve fare e cosa non si deve fare, che deve muovere i fili. Oggi insomma abbiamo anche i punti 4.0 col telecomando, siamo diventati moderni. Io credo che questa città abbia diritto di esprimere gruppi dirigenti all'altezza, e all'altezza sono le nostre liste. Pulite, competenti, fatte di belle persone, ma soprattutto persone che possono fare la differenza a Giuliano e in Regione Campania. Fatte di persone che possono guidare la trasformazione e il cambiamento di Giuliano e possono essere i gruppi dirigenti dei prossimi 20 anni. E soprattutto noi siamo gli unici che domattina hanno la possibilità, dopo 5 minuti dal momento in cui qualcuno dice sei sindaco, di riaccendere i motori e far ripartire la macchina comunale, perché nessun altro sa come si fa, nessun altro sa dove sono i progetti, nessun altro sa dove sono i soldi, nessun altro sa dove sono i problemi e dove sono le soluzioni. E allora io credo che tutti quanti oggi abbiamo un dovere, quello di partire e andare casa per casa, Covid o non Covid, a cercare l'ultimo voto per chiuderlo al primo turno, per vincere in un'unica seduta e poi ricominciare immediatamente, perché Giuliano ha diritto di ripartire e di continuare a cambiare. 7 mesi sono troppi per stare fermi. Bravo! Bravo!